doppiamente, sapete perché? Perché l'idea di questa cena nasce meno di 2 settimane fa e quindi lo sforzo organizzativo che hanno messo in piedi i volontari, il Partito Democratico di Bologna e tutto il Partito Democratico regionale è uno sforzo straordinario ed è solo l'inizio della nostra campagna elettorale, che faremo strada per strada, porta per porta, piazza per piazza, senza paura. Perché abbiamo tante cose da raccontare di quelle che sono state fatte e tante cose da raccontare su quello che andremo a fare. Il Partito Democratico ha un impegno importante in questa campagna elettorale. Ce l'ho avuto durante tutta questa legislatura, dove le 3 esperienze che ci sono state raccontate sono un pezzo di quella legislatura. Il Partito Democratico ha provato in questa legislatura a dare idee e a dare garanzia di stabilità al governo della nostra regione ed è pronto a scendere in campo anche per queste elezioni regionali. Ed è pronto anche il nostro nuovo simbolo che chiedo alla regia di dimostrare, perché ce lo teniamo bene in mente, perché è il simbolo che vedrete nella scheda e che dovremo mettere ovunque ci sarà la propaganda del Partito Democratico. Ci abbiamo tenuto a mettere il nome del nostro presidente nel simbolo perché lo abbiamo sostenuto unitariamente, convintamente durante questa legislatura e altrettanto convintamente lo vogliamo di nuovo presidente della regione Emilia-Romagna. C'è una cosa enorme di cui devo ringraziare il PD dell'Emilia-Romagna, la nostra capacità di rimanere sempre uniti. Anche nei momenti più difficili avete sempre usato il telefono per chiamarci e non per farci tweet gli uni contro gli altri e questo è un valore enorme ed è enorme. L'unità non è un valore per sé, ma l'unità del PD è una cosa importante perché quando il PD prende una decisione tutti insieme riesce ad abbracciare una fetta più larga della società e quindi realizza il suo scopo di parlare ad una fetta e di rappresentare una fetta larga della nostra società. C'è chi ci dice che le cose in Italia stanno andando per un certo verso. Io credo che noi potremmo affrontare questa campagna elettorale e arrivare al 26 gennaio e raccontare che in Emilia-Romagna sarà tutta un'altra storia. Grazie, grazie mille a tutti. E adesso chiamo sul palco il presidente Stefano Bonaccini, il segretario nazionale Nicola Zingaretti e Giovanni Floris, che ringrazio per essere qua con noi, è un graditissimo ospite. Quindi grazie a lui e grazie ancora a tutti voi. Si sente? Vi presento il segretario del PD, Nicola Zingaretti, il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Allora, la
La prima domanda è semplice. Potete vincere in Emilia-Romagna? Non è per voi, è per loro. Prego, Bonaccini. Piedi per terra, umiltà, però noi dobbiamo vincere in Emilia-Romagna, non solo possiamo vincere. Perché? Ma perché questa è una terra ed è una regione che in questi anni non è stata ferma. È una regione che ha conquistato diversi primati, sia sul versante economico, sociale, sanitario. È stato il precedente governo, quello giallo-verde, ad esempio, a indicarla regione benchmark in sanità, non noi. La disoccupazione in particolare dal 9 a sotto al 5%, primi nell'export, più alto tasso di occupazione femminile, anche perché c'è la rete più estesa di posti di asili nido. Però so bene che nell'epoca dei populismi spesso quello che dici è più importante di quello che fai. E quindi guai a pensare che i risultati ottenuti, se mai si ritiene li abbiamo ottenuti, possano bastare per farcela. Però io credo ci sia una ragione in particolare. Noi parliamo dell'Emilia Romagna. Io sto andando in tutti i comuni dove peraltro sono già stato più volte in questi 5 anni a raccontare qual è l'Emilia Romagna che vorremo nei prossimi anni. Loro dicono solo che vogliono vincere per mandare a casa il governo Conte. Stanno usando l'Emilia Romagna non per gli emiliano romagnoli, ma per una partita che non c'entra nulla col futuro di questa regione. E io voglio che si ricordi, e chiedo anche a voi di farlo con me, il 27 gennaio non ci saranno Salvini, Zingaretti, La Meloni, Renzi, Di Maio o chi per loro per 5 anni qui. Il 27 gennaio ci saranno o Bonaccini o la Borgonzoni. Ecco, noi vogliamo dare una prospettiva a questa regione per stare qui i prossimi 5 anni e non usare gli emiliano romagnoli. A me ha colpito questo, Floris. Hanno detto vogliamo prenderci l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna non la prende nessuno, tantomeno noi, perché l'Emilia Romagna va rispettata, è degli emiliano romagnoli, non è di questo quella parte politica. È una terra troppo bella e importante per diventare questa merce di scambio. E le ultime due cose, ho finito. Matteo Salvini ogni volta che viene qui, e ormai è qui sempre, è il benvenuto, perché noi siamo gente ospitale. Non possono permettersi però di dire due cose. La prima è che in Emilia-Romagna sostanzialmente vogliono venire per liberarla. Ecco, per fortuna, con sacrifici, lutti drammatici, è stata liberata 74 anni fa questa terra. E grazie a quel sacrificio, anche di tante donne e uomini che hanno fatto la lotta di liberazione, chiunque può venire qui a dire qualunque cretinata. Secondo, a Parma l'altra sera hanno detto una cosa più grave ancora, se possibile, che vogliono vincere per permettere a chiunque di poter lavorare o fare impresa senza avere in tasca una tessera di partito sindacato. È un'offesa agli emiliano romagnoli. Se qui la gran parte di gente ha sempre lavorato e fatto impresa, non è perché erano raccomandati, ma per le loro qualità che spesso ci fanno inorgoglire nel mondo. Segretario Zingaretti, allora, diciamo, è già chiaro, sono già chiari i due livelli, no? Se si gioca a livello regionale o se si gioca a livello nazionale. Dice Bonaccini, attenti, ricordatevi che poi chi arriva qua rimane 5 anni e deve governare davvero. Però nel momento Bologna diventa, e l'Emilia Romagna, diventa un simbolo per tutti. Diventa un simbolo anche per gli italiani che guardano alle elezioni dell'Emilia Romagna, che guardano a Salvini, che guardano alla piazza ieri delle Sardine.
dal suo punto di vista, di chi lavora a livello nazionale, perché è importante l'Emilia-Romagna? Innanzitutto ciao, e da qui lo spettacolo è meraviglioso. E è una serata bellissima dentro tre giornate veramente belle che stiamo promuovendo come Partito Democratico. Le elezioni regionali sono importanti e noi questo dobbiamo difenderlo, fa bene Stefano a difenderlo, innanzitutto per i cittadini, le donne e gli uomini che vivono nelle città, nei paesi, nelle strade, nelle piazze, perché chi governa una regione fa la differenza. Non è vero che la crisi economica, sociale, dalla Val d'Aosta alla Sicilia di questi anni è stata vissuta dalle città italiane o dalle regioni italiane allo stesso modo. Non è vero, è falso. Ci sono state comunità che hanno governato e sono state governate male, che hanno vissuto la crisi in maniera devastante. E Stefano fa bene a raccontare quanto qui, malgrado una crisi europea e mondiale drammatica dell'economia, qui siete riusciti, malgrado tutto, a rimanere un esempio di buon governo e di tenuta di standard civili, di cura e di benessere per i cittadini. E quindi si deve rimanere sull'oggetto delle elezioni. Tra l'altro vi parla non solo il segretario del Partito Democratico, ma un presidente di regione che, parlando della sua regione, ha vinto il 4 marzo quando nello stesso giorno abbiamo perso le elezioni nazionali. Le persone giudicano l'oggetto delle elezioni. Non è vero, non è vero, non è vero che le persone si fanno prendere in giro. La miccia, l'energia, la bellezza straordinaria di Piazza Grande a Bologna dell'altra sera è stata vista da fuori una reazione istintiva di un bellissimo popolo che forse ha detto una cosa semplice: non ci prendete in giro, non vogliamo essere presi in giro da chi viene qui, ma di queste terre non gli interessa nulla. La cosa che mi permetto di dire però è che voi questa campagna elettorale dovete farla, e noi vinceremo le elezioni in Emilia-Romagna, come gli emiliano-romagnoli hanno insegnato all'Italia a fare la bella politica. Se posso permettermi di dire anche in una serata di festa una cosa, come voi avete insegnato a tutti noi. Io ho iniziato a fare politica con Stefano a Zocca, quando mi portava a Zocca a fare i seminari. Guardate, da qui al 26 di gennaio, le persone negli occhi. Guardate le persone negli occhi quando farete la campagna elettorale, perché guardando le persone dagli occhi e non dall'alto si vedrà la solitudine, l'arrabbiatura, a volte la disperazione, la voglia di riscatto, coloro che sono d'accordo, coloro che non sono d'accordo. E la cosa più importante è che quella percezione di paura che viene da tanti problemi che magari con la regione non c'entrano nulla venga intercettata da noi questa volta, perché è vero, altrimenti non ci diciamo la verità, che la destra, questa destra, che è una destra diversa, è una destra estremista, in questi anni è stata capace di raccontare e di rappresentare i problemi delle persone. Lo dico da segretario del Partito Democratico. Matteo Salvini è stato più bravo, anzi probabilmente è il migliore a raccontare i problemi delle persone e quindi raccoglie consenso. Ma dopo 15 mesi del loro governo possiamo anche dire, e questa è la nostra forza, che è il migliore a brandire i problemi delle persone
ma è anche il peggiore a risolvere i problemi che racconta, che denuncia, allora, che racconta. E se è stato cacciato ad agosto è anche per questo. Allora la prendo da un'altra parte e lo chiedo a Bonaccini: quanto vi sarebbe convenuto che il governo fosse rimasto il Conte 1, che il PD non si fosse preso il carico di governare? Mancava poco, era quasi fatta, e invece a agosto gli tocca andare al governo. Guarda, non posso neanche dire magari, perché io sono tra quelli che pubblicamente si era esposto e che di fronte a un paese che rischiava di arrivare a il red rationing con l'Europa avrebbe fatto pagare non tanto a Bonaccini o al PD, ma agli italiani un prezzo troppo alto. Peraltro si racconta poco, e dovremmo farlo di più anche tutti noi, lo dico anche al mio partito, che sarebbe stata la più alto aumento di tassazione nella storia dell'Italia repubblicana, quei 3 punti di IVA se fossero arrivati tutti insieme. E quindi io credo che sia stato giusto. Adesso la vera prova del 9 è quella di provare a dare alcune risposte, perché non tutte sono possibili in un tempo breve e con i conti in disastro che hanno lasciato, alcune risposte che possano far percepire ai cittadini che qualcosa sta cambiando. Guarda, anche qui c'è una cosa che il PD non sta dicendo. Gli ultimi 8 anni, lo dico da presidente della Conferenza delle Regioni, che ha firmato a nome di tutti i miei colleghi, e 3/4 sono di centrodestra, poche settimane fa l'accordo sulla sanità. È il più alto aumento il prossimo anno del Fondo Sanitario Nazionale che non ci sia stato da 8 anni, 2 miliardi di euro. In più altri 2 miliardi di euro che andranno, e non erano previsti, sugli ospedali, le case della salute, i macchinari, il digitale e soprattutto, lo dico con orgoglio, visto che solo in Emilia-Romagna, i cittadini lo sanno bene, dal 1° gennaio scorso qui, solo qui, per chi non supera i 100.000 euro lordi all'anno non si paga più il super ticket, il governo italiano per la prima volta da quando fu introdotta quella che io definì una tassa odiosa, perché già paghiamo i ticket ordinari, andrà ad eliminare progressivamente il super ticket. Bisogna che raccontiamo questo, bisogna che si eviti, io Nicola sa come la penso e lo sa anche lui e credo che in questo darà davvero una mano, ma dico a chi sta governando: non ne possiamo più di litigate, non ce la facciamo più. Se continua a esserci un tasso di litigiosità, che peraltro andrebbe secondo me a far male a Bonaccini, all'Emilia Romagna, sì, può darsi sicuramente, ma sarebbe secondo me un danno drammatico che si farebbero i partiti che hanno deciso, a mio parere giustamente, di governare il paese. Allora, ci sono tanti fronti di liti, segretario. Ci sono le liti con l'opposizione, quella va bene, con Salvini. Poi ci stanno le liti con i 5 Stelle, le liti con Renzi, da quale vuole iniziare? Allora io suggerisco, come io. Sapete, come? Renzi. No, ma non bisogna litigare. Io, come sapete, ad agosto, a luglio, ero tra coloro che aveva molto scetticismo, ero molto scettico sull'idea di fare un governo in quelle condizioni. Poi, come ha detto Stefano, quando si è aperta una porta che poteva evitare all'Italia la catastrofe economica e che, come il governo parlamentare uscente, abbiamo capito che si poteva dare a vita un altro governo parlamentare, abbiamo detto proviamoci, perché prima di tutto per i democratici c'è l'interesse dell'Italia e degli italiani e poi quello del nostro partito. E lì è partita l'avventura del Conte 2. Poi alcuni giorni fa, e sono stato il primo, mi sono trovato a fare un articolo dove ho detto toc toc toc, rivolto agli alleati: scusate, ma chi difende questo governo? Perché ho capito che c'era qualcosa che non stava andando, e cioè abbiamo messo in campo una manovra economica che è incredibile che si sia riuscita a fare, incredibile. 23 miliardi di euro evitate di fiscalità, l'abolizione del super ticket. Fatemelo dire, perché in un paese che ha crescita zero, iniziare una stagione di aiuto alle famiglie con gli asili nido gratuiti
è un altro grande segnale di eguaglianza sociale, 11 miliardi di euro di investimenti green, gli investimenti che stiamo riprendendo sulla casa, e a un certo punto, da quel momento in poi, sono iniziati i distinguo, i se, i ma, gli accordi disdetti il giorno dopo. Allora io lo dico, lo confermo, noi siamo una forza nazionale responsabile, siamo gli unici che se ne dica che dalla Val d'Aosta alla Sicilia, quando c'è da combattere una battaglia elettorale alle regionali, presentiamo le liste e combattiamo contro le destre e costruiamo delle alleanze ovunque per combattere. Ma allo stesso modo dico, noi faremo di tutto per andare avanti con questo governo, ma dico agli alleati di governo, amici, si governa tra alleati e non da avversari o da nemici, perché se non passa una cultura unitaria tra di noi, si dà all'Italia quello spettacolo del governo giallo-verde. Non usciremo a ottenere questi risultati? Noi continueremo a dirlo. Siamo la forza leale che vuole governare fra alleati, che vuole governare per cambiare l'Italia. Sosterremo questo governo fino a quando questo governo produrrà delle cose utili per gli italiani. Lo diremo nelle piazze e nelle strade, ma si sappia, il Partito Democratico non rimarrà al governo solo per occupare poltrone o spartirsi le grandi società pubbliche. Quindi prima gli italiani ad agosto, prima gli italiani sempre. Allora, Presidente Bonaccini, ora una domanda con cui poi arriverò anche la stessa domanda per il segretario. I 5 Stelle sono nati qua in Emilia Romagna, rischiano di essere la regione in cui scompaiono. Lei che ha capito, si presentano o non si presentano, perché non è una cosa irrilevante, perché se l'Italia è divisa in tre, se due vanno contro uno, Salvini, può essere che quello singolo vinca. Se i due si uniscono, possono vincere loro, ma a quanto pare i 5 Stelle non si vogliono unire. Lei ha capito che fine fanno? 5 Stelle nacquero qui, 7% nel 2010 le regionali non esistevano in nessuna parte altra d'Italia. Qui nel 2012 vinsero il primo capoluogo nel paese, che era Parma. Avevano il 27% poco più di un anno fa, un anno e mezzo fa, primo partito alle politiche. Pochi mesi fa alle europee hanno dimezzato i voti, ma soprattutto è successa una cosa che non ha scritto nessuno. 250 comuni al voto, tre quarti di totale dei comuni dell'Emilia Romagna. Per la prima volta da ogni votazione da allora non hanno vinto un solo comune sotto i 15.000 abitanti, nessuno sopra i 15.000, ma non sono andati al ballottaggio in nessun comune, nemmeno dei 34 che avevano più di 15.000 abitanti. Io al Movimento 5 Stelle ho detto una cosa molto semplice: non mi permetto di tirare per la giacca nessuno né decidere per voi. Credo però che sarebbe venuto il momento, peraltro con quel tipo di esperienza nazionale, di verificare se, e solo il programma può fare la differenza. Nicola sa che per quanto mi riguarda non si possono fare alleanze solo per battere gli avversari, perché i cittadini se ne accorgono, li prendi in giro e dopo 6 mesi, come spesso a casa, vai a casa. Quindi è meglio essere chiari dall'inizio, ma per provarci devi sederti e verificare le condizioni. Segnalo che negli ultimi mesi stiamo in regione, noi dal governo, loro dall'opposizione, approvando la quasi totalità dei provvedimenti. Approvammo la prima legge che era il più consistente taglio di costi alla politica, dato 15 milioni di euro il primo marzo del 2015. Allora, abbiamo adottato una delibera plastic free regionale, può succedere che fra pochi giorni la votino addirittura loro, condivisa con imprese, sindacati e addirittura le associazioni ambientaliste. Devono decidere loro. Io penso che abbiamo più cose che ci uniscono di quelle che non ci uniscono. Di certo so che non andranno a destra. Decidano cosa è meglio per loro, si possono trovare forme anche differenti di collaborazione. Io credo però che
in Emilia-Romagna noi si possa vincere, lo sanno anche loro, insieme ai 5 Stelle e anche senza i 5 Stelle. Credo che adesso tocchi davvero a loro, se provare almeno in una regione italiana, perché ne sono esclusi ovunque, a provare a prendersi la responsabilità di governo. Più di così io non saprei cosa dire. Adesso tocca davvero a loro, perché credo che manchino davvero pochi giorni. Segretario, naturalmente sull'Emilia Romagna, ma anche su quando governavano insieme a Salvini, sembravano più simili al centrosinistra di quanto non lo sembrino ora che ci governate insieme. Lei che idea si è fatta? Io mi sono fatto l'idea che bisogna aprire una pagina nuova nel rapporto con le persone, con gli italiani e anche con le forze politiche, ma innanzitutto con le italiane. Dico al partito dell'Emilia Romagna, le tre giornate di Bologna, tutta un'altra storia, è un appuntamento nel quale si sono registrate oltre 3.500 persone e sono venuti, stanno venendo, chiuderemo domani a Fico, oltre 150 ospiti non iscritti al partito, associazioni, sindacati, imprenditori, le ACLI, Lega Ambiente, l'ARCI, oggi un bellissimo intervento del direttore di Civiltà Cattolica. Noi dobbiamo innanzitutto parlare alle persone e agli italiani leggendo un pericolo, Floris, che io non so perché nella politica italiana tutti vogliono nascondere, ma che noi come attori della politica dobbiamo guardare. È quello che è accaduto a Piazza San Giovanni. A Piazza San Giovanni è cambiata la storia d'Italia, perché a Piazza San Giovanni, nella manifestazione di Salvini, è finita la storia del centrodestra italiano e per la scelta di Silvio Berlusconi è nato un polo forte e radicato di destra guidato da Salvini. Si sono uniti e hanno fatto una proposta agli italiani che creerà molti problemi anche a tanti ceti moderati, a tante sensibilità culturali, a tanti pezzi sensibili del mondo italiano, ma loro hanno avuto la forza e l'intelligenza contro di noi e per affermare le loro idee di mettere in campo una proposta di governo che è quella della destra, sotto la quale organizzare il consenso di tre partiti. E allora io dico, nessun giochetto politicista, come ha detto Stefano, prima i contenuti, ma è fin troppo banale che se noi vogliamo combattere una battaglia per salvare l'Italia, rispetto a quel blocco che organizza tra il 45 e il 48% dell'elettorato, dobbiamo primo riorganizzare e rafforzare il Partito Democratico e domani apriremo e chiuderemo dopo 12 anni la riforma di quello che siamo per un partito più aperto, più plurale, più democratico, più organizzato nei territori e poi provare ad organizzare l'altro 45-48% di elettorato, perché chi sostiene oggi il governo Conte rappresenta il 48% dell'elettorato. Vogliono governare per 3 anni? Io non ci troverei niente di male del dire noi vogliamo governare insieme e costruire una proposta politica. Non lo vogliono fare o alcuni non lo vogliono fare? Bene, lo faranno i democratici andando strada per strada a dire noi con le nostre idee costruiamo l'alternativa, non ci rivolgiamo a un piccolo settore dell'Italia, ma ci rivolgiamo a tutto il paese e vedrete come è accaduto in Umbria, dove c'è stata una sconfitta, alla fine il Partito Democratico con il suo 23% sta lì e si conferma il pilastro di qualsiasi alternativa alle destre in questo paese. E permettetemi di dire, non per slogan, ai nostri alleati, io non mi permetterò mai di picconare gli alleati del governo di cui faccio parte, ma dico anche agli altri: attenti,
perché ogni picconata al Partito Democratico è un favore fatto a Matteo Salvini, e quindi non fatelo. Sempre per il segretario, allora. Gli anni venti del 2000, tutta un'altra storia. Gli anni venti del 900 portarono al fascismo. Ci sono, è difficile dire, dei rischi che possa finire la democrazia, ma lei vede in questa destra, in un paese sfibrato da una crisi economica lunga, in un paese comunque in ogni caso attirato da un linguaggio molto duro, molto definitivo, molto semplice, presentato da Salvini e dalla destra, vede dei rischi per la democrazia del paese? Io non faccio previsioni sul futuro, perché combatteremo e salveremo l'Italia, però vedo delle cose del presente, e io mi vergogno di vivere in un paese nel quale, per l'intolleranza figlia della cultura dell'odio, una donna come Liliana Segre ha bisogno della scorta di nuovo solo perché è stata ad Auschwitz. E quindi noi saremmo ciechi se non vedessimo che qualcosa sta avvenendo, e la storia non si ripropone mai nelle stesse forme. Ma in questo paese, quando governava Matteo Salvini, nel mese di maggio una professoressa di Palermo, solo perché ha detto ai suoi studenti fate una ricerca di storia, e quegli studenti hanno fatto la ricerca e hanno detto alcune leggi italiane, le leggi dell'insicurezza di Salvini, assomigliano alle leggi del ventennio, nella scuola pubblica italiana è stata sospesa per 20 giorni dall'insegnamento. E allora io dico vergogna che queste cose accadano, e che è tempo, non so che cosa accadrà, però che si dica con grande forza, saremo costretti a ridirlo, ma lo dobbiamo dire, che in Italia c'è una legge che però dice che in questo paese il reato è apologia di fascismo e non apologia di antifascismo, per cui si sospende una professoressa perché esprime delle opinioni. E allora io non voglio dirti o gridare al lupo, ma sarebbe anche stupido, stupido far finta di niente e vedere che noi questa sera abbiamo organizzato una grande cena democratica per prepararci alle elezioni, e nei giorni passati c'è qualcuno che ha organizzato cene per festeggiare la marcia su Roma, offendendo la storia della democrazia italiana. E allora non bisogna lamentarsi, non bisogna avere paura, non bisogna gridare al lupo, però bisogna capire che è tornato il tempo della passione e della battaglia politica per vincere e rimandarli indietro. Questo sì, perché altrimenti è troppo tardi. Allora, presidente Bonaccini, questa è proprio la difficoltà sua, no? A livello nazionale si giocano delle battaglie politiche importantissime, che vanno dai diritti civili, che vanno al linguaggio che si svolge nel paese, alla possibilità o no di governare un paese, e lei si confronta con la capacità amministrativa. Molti sondaggi dicono che i due nomi non ci sarebbe partita, no? Lei contro la Borgonzoni sarebbe una battaglia vinta. Invece ci sono così tante battaglie simboliche che si giocano su questa terra e su questa regione, che le pesano sulla campagna elettorale, e ci sono anche dei piccoli interventi, la legge sulla plastica, le tasse sulla plastica. Lei poi deve andare dagli imprenditori a spiegare perché devono pagare di più un imballaggio. Come se la cava? Bisogna provare a cavarsela cercando di continuare a insistere sulla posta in gioco in questa regione, che è esattamente i prossimi 5 anni, chi la guiderà e chi la governerà. E al mio governo, da un punto di vista della vicinanza politica, ma è un governo come un altro dal punto di vista delle relazioni istituzionali, dico
valorizzate le tante cose buone che ci sono, correggete, come ho fatto da subito chiamando quelli che sono i referenti istituzionali, alcune scelte che hanno delle giusti obiettivi ma che potrebbero trovare scorciatoie che invece che aiutare a raggiungere quegli obiettivi rischiano di creare un problema. Perché se il plastic free è un obiettivo giusto, anche perché fra un anno entra una direttiva europea, nella regione che ha il 40% del totale delle imprese della filiera e 2/3 del volume economico, se il primo effetto fosse quello di noi aiutare la riconversione e far perdere migliaia di posti di lavoro, io non credo che contrapponendo lavoro e ambiente daremo una mano a capire qual è il disegno strategico giusto che invece possiamo raccogliere e affrontare se mettiamo in campo una strada diversa. Io ho fatto un provvedimento regionale poche ore fa, condiviso con tutte le parti sociali, anche chi ha interessi contrapposti. Non mettiamo un euro di tasse, mettiamo incentivi, buone pratiche e cominciamo a fare una operazione che attorno anche a interventi sul territorio a fianco di coloro che dovranno riconvertire ci permetteranno, secondo me, di non contrapporre le esigenze di una svolta, di una rivoluzione ecologica che è necessaria perché siamo in ritardo, ma dall'altro anche salvaguardare quello che è un patrimonio, e cioè il fatto che le persone possano continuare a lavorare. Allora, segretario, prego. Stiamo andando alla conclusione? Sì, però ti lascerei la conclusione dopo il segretario Zingaretti. Perfetto, no, volevo dire una cosa. Allora, segretario, quanto c'è di vero e quanto le dà fastidio nel racconto che la destra fa di una sinistra elitaria, staccata dal popolo e che non capisce più i problemi degli italiani, e poi dia un motivo per votare Bonaccini, e poi a Stefano Bonaccini l'ultima parola. Non bisogna avere fastidio perché lo dice la destra, è un dato di fatto, io credo, e ci sono state grandi città che abbiamo vinto, anche perché nelle periferie abbiamo vinto, ma è proprio il tema dell'appuntamento di questi giorni. Non c'è dubbio che noi abbiamo alle nostre spalle una fase storica nella quale, se ci sono state delle sconfitte elettorali, è anche perché poco abbiamo guardato a due cose che sono accadute negli ultimi 15-20 anni: un crollo della quantità di ricchezza prodotta e soprattutto non abbiamo dato il giusto peso a quello sceno e vergognoso altro elemento che è stato la crescita delle disuguaglianze sociali. Ma vedi, la differenza tra noi e loro è proprio qua. Io non ricordo una proposta della destra italiana per affrontare il tema delle disuguaglianze sociali. Nel momento di maggiore forza di Matteo Salvini, la proposta fiscale della destra italiana era quella della flat tax, e cioè della proposta della riforma fiscale più ingiusta tra tutte quelle che si possono sperimentare, cioè eliminare la progressività delle imposte e introdurre nel fisco italiano la follia per cui chi ha di meno paga di più e chi ha di più paga di meno. E quindi noi dobbiamo riconoscere anche i nostri errori, tornare, come ho detto, a guardare negli occhi le persone, ma non dobbiamo soffrire di subalternità nei confronti di chi il dolore umano lo rappresenta, ma su quel dolore umano lucra e ripropone sempre gli stessi schemi, che sono quelli dell'oppressione del più forte sul più debole. Quindi noi i conti con la nostra storia li stiamo facendo e ci stiamo riproponendo per vincere e soprattutto dare soluzioni ai problemi, ma nessuno mi venga a dire che la soluzione al tema della disuguaglianza sociale è quella vergognosa, unica elemento identitario di questa destra italiana, che è la cultura dell'odio nei confronti del più debole, della ricerca del capro espiatorio, della ricerca del nemico a tutti i costi,
perché quella non è la soluzione. Allora, presidente Bonaccini, qui c'è tutta gente che presumibilmente la voterà. Cosa devono andare a dire in giro? Che vogliamo una Emilia-Romagna aperta, perché qui si esporta più che in ogni altra parte d'Italia verso il mondo. Che vogliamo un'Emilia-Romagna aperta perché qui vengono 60 milioni di presenze turistiche da tutto il mondo ogni anno, e quindi nell'apertura e nella contaminazione col mondo questa regione, da poverissima come era nel 1946, una delle tre aree più povere del paese, è diventata quella che è diventata. Una regione che non si accontenta dei risultati che ha raggiunto in questi anni, perché sappiamo che il mondo globalizzato richiede continuamente innovazione anche tecnologica per continuare a competere col resto del mondo. Io non ho mai parlato di modello Emilia-Romagna in 5 anni, perché mi dà l'idea di voler insegnare agli altri. Non ho mai promesso il paradiso in terra. Noi però vogliamo un'Emilia-Romagna nella quale andare orgogliosi di crescerci i nostri figli, i nostri nipoti, ad esempio, che diventi nei prossimi anni, ne abbiamo tutte le condizioni, non la prima regione come oggi per posti negli asili nido, ma la regione nella quale ogni famiglia, ogni mamma, ogni papà che voglia iscrivere il bambino o la bambina al nido lo possa fare, perché anche qui oggi c'è un 30% che non glieli può portare. Vogliamo essere quella regione che torna alla piena e buona occupazione, perché ci stiamo avvicinando. Vogliamo essere quella regione che, nel rispetto di diritti e doveri, è in grado di poter dare un contributo al paese a crescere, perché ci sentiamo noi per primi italiani prima ancora che emiliano romagnoli. E allora voglio dire un'ultima cosa, a parte che credo che in conclusione vorrei mandassimo un abbraccio e dirgli che siamo pronti col nostro sistema di protezione civile a fare tutto quello che serve a tutti i veneziani, ai materani, a coloro che sono colpiti dalle tragedie, al sindaco di Venezia, Luca Zai, al sindaco di Matera, al presidente di quella regione e tutti coloro che avessero bisogno, perché siamo gente abituata così. Ma ognuno di voi sappia che è decisivo in questa sfida. Io da solo non conto niente. Posso metterci la passione e la voglia di combattere e di vincere che credo mi riconosciate. Ma noi abbiamo bisogno, nel momento, nella storia del dopoguerra, il primo in cui la sfida non è scontata, di provare a fare in modo che ognuno di voi sappia non solo convincere se stesso, visto che probabilmente lo è già, ma convincere chi incontra. A chi incontrate, ricordategli che si vota per l'Emilia Romagna. A chi la governerà, e chiedetegli se in questi anni, quando aveva bisogno di una prestazione sanitaria, quando aveva bisogno di iscrivere il bimbo al nido, quando cercava un servizio per un disabile, quando cercava lavoro, pur tra mille difetti che abbiamo ed errori che abbiamo commesso, forse in questa terra tutto sommato qualcosa di meglio e di più che da altre parti è stato fatto. E non solo però ci basta quello, non sarà mai una sfida per raggiungere altro. E allora datemi una mano, perché sappiamo bene che si vuole andare veloci si va da soli, ma se si vuole andare lontani ci si va insieme. E io, dopo tanti anni che non ci siamo più andati, vi invito il 7 di dicembre, un sabato pomeriggio, a venire tutti quanti. Io chiamerò tutti quelli che vogliono venire, forze politiche, movimenti, forze civiche che si stanno avvicinando a noi. Andiamo in Piazza Maggiore, torniamo nelle piazze, andiamo a sfidare, non lasciamo che siano solo gli altri, come ci hanno insegnato quei ragazzi che l'altra sera hanno riempito Piazza Maggiore, che riempiranno Piazza Mazzini a Modena tra poche ore, e che non vanno strumentalizzati, perché il merito è stato loro. Torniamo fuori, non abbiamo paura, andiamo, come ha detto Nicola, a incontrare le persone e a guardarle negli occhi. Io sono convinto che stanno sottovalutando la nostra forza e il 26 gennaio se ne accorgeranno. Grazie. Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti.